Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Torniamo ad occuparci di stadi, dando spazio al secondo capitolo di un video che ha raccontato l'origine dei terreni da gioco dei più prestigiosi club italiani. Stadi ormai demoliti, a volte in disuso, ma che hanno fatto la storia ospitando anni gloriosi di alcune delle più importanti società del nostro calcio. Molte squadre del calcio italiano sono nate con un impianto che le contraddistingueva, in alcuni casi addirittura di proprietà, rappresentandone storia e ideali che avevano portato alla fondazione del club. Ecco la seconda parte di C'era una volta lo stadio, gli impianti storici delle squadre di Serie A. La Cayenna, Andrea Doria. Campo storico del calcio genovese ospitò i primi passi della sezione calcistica dell'Andrea Doria, essendo uno stadio peraltro situato nel quartiere di Marassi, dove sorge l'attuale Ferraris, e all'epoca della sua inaugurazione, nel 1909, vicino al campo dei rivali del Genoa a Ponte Carrega. Il nuovo campo, situato in via Clavarezza, fu inaugurato domenica 14 novembre 1909 con la rottura della tradizionale bottiglia di champagne. Il nuovo campo era posto perpendicolare al vicino torrente Bisagno e non era provvisto di tribune, perciò i tifosi dell'Andrea Doria si posizionavano intorno al campo, rendendo il clima infernale per i giocatori delle squadre avversarie. Per questa caratteristica, lo stadio doriano venne ribattezzato col soprannome di Cayenna. Alla fine degli anni 20, lo stadio di Marassi venne allargato proprio dove sorgeva la Cayenna, con l'edificazione di una tribuna che, ironia della sorte, oggi è la curva nord genoana. Stadio Moretti, Udinese. Inaugurato nel 1924, lo stadio dei Friulani prese il nome della via in cui era ubicato, dedicata a Luigi Moretti, ma anche della famosa birreria che fu proprietaria dell'impianto. Uno stadio del tutto particolare, essendo circondato non dalla solita pista di atletica, ma da una pista in terra ovale, dove correvano le moto da Speedway, una situazione simile in Italia solo a quella del motovelodromo Appio, in cui la Roma giocò alcune delle sue prime partite nella storia. In più, senza illuminazione, negli anni 70 l'Udinese doveva traslocare nelle partite serali di Coppa allo stadio Kosulic di Monfalcone o allo stadio Omero Tognon di Fontana Fredda. L'Udinese poi passò a giocare definitivamente allo stadio Friuli nel 1976, col Moretti demolito nel 1998. Stadio Grezzar, Trieste. Costruito nel 1932 come stadio del Littorio, che ospitò anche una gara dei mondiali del 1934, lo stadio di Trieste fu intitolato nel 1966 a uno dei calciatori del Grande Torino, periti nella tragedia di Superga, Pino Grezzar. È stato la casa degli alabardati fino alla costruzione, negli anni 90, dello stadio Nereo Rocco. Classico impianto con pista d'atletica, il Grezzar venne ampliato negli anni 80 quando la Triestina tentò un nuovo assalto alla Serie A. Curiosamente il record di affluenza ci fu negli anni 70 quando Trieste vide andare in scena uno storico derby di campionato tra gli alabardati e la seconda squadra cittadina, la Ponziana. Arena Civica, Milano. Non solo San Siro a Milano. L'Arena Civica, costruita nella sua prima versione addirittura nel 1807, attualmente dedicata a Gianni Brera, fu la casa dell'Inter per oltre 15 anni. E negli anni 40 anche del Milan, quando la guerra rendeva difficile l'utilizzo del tram per raggiungere San Siro, a causa della penuria di energia elettrica. Nel 1944 fu lo scenario dello storico scudetto vinto dalla squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia, che vinsero all'Arena il triangolare finale del campionato Alta Italia contro Torino Fiat e Venezia. Stadio Dorico, Ancona.
Mitico impianto di Ancona, stadio con pista di atletica e tribune che alla fine della sua storia apparivano un po' disordinate per i vari tentativi di ampliamento, fino al trasloco al nuovo stadio del Conero. Il Dorico fece in tempo nel 1992 a festeggiare la Serie A dell'Ancona, con record di presenze e di incasso nella partita finale del campionato cadetto con l'Udinese, e soprattutto a vivere la massima serie in attesa di approntare il nuovo impianto, col primo match giocato contro la Sampdoria. Una particolarità: se lo stadio Menti di Vicenza fu per anni famoso per i pali in tribuna che impallavano le riprese televisive, dentro la gradinata dello stadio Dorico era cresciuto addirittura un albero, che diventò quasi una mascotte per i tifosi biancorossi. Sul piatto della bilancia, da una parte la grande festa dell'esordio in Serie A del vecchio Dorico del pubblico biancorosso, con Arrigo Sacchi ospite d'onore, il cuore e la generosità dell'Ancona. Dall'altra parte la consistenza tecnica della Sampdoria e l'ingenuità della squadra biancorossa. L'equilibrio, quasi logico, è stato spezzato da un'autorete, ma i padroni di casa non meritavano la punizione inflitta da una Samp che ha saputo giocare in 10 meglio che in 11. Stadio Giovanni Celeste, Messina. Caratteristico impianto incastonato nella città dello Stretto, con i palazzi che circondano il terreno di gioco e dai quali si poteva ammirare almeno parte del campo. Un vero e proprio catino che ha ospitato il Messina negli anni ruggenti della Serie A nei 60 e che ha fatto in tempo a salutare il ritorno nella massima serie dei Peloritani nel 2004. Ultima partita giocata al Celeste, proprio quella della promozione della squadra, che poi si trasferì nel nuovissimo San Filippo, oggi dedicato alla memoria di Franco Scoglio. Con l'ingresso in campo delle squadre con coreografie da pelle d'oca. Sono passati 39 anni, due generazioni, qui chi ha visto la Serie A ha i capelli bianchi. Quanto resisterà il Como già retrocesso e l'interrogativo al fischio d'inizio di Collina? 16 minuti quando Di Napoli infila sul primo palo e poi ricorda al presidente Franza il dono dell'Audi da ricevere in caso di promozione. Il raddoppio al 26esimo con una rasoiata sull'angolo basso per il 19esimo gol di Napoli in campionato senza l'ausilio di rigori. Il secondo tempo è solo accademia, sale in cattedra Alessandro Parisi, 14esimo gol col sinistro fulmicotone, potente e preciso, quasi senza sforzo, la grandezza nella semplicità. E tu ricordi altri stadi storici legati a squadre importanti del nostro calcio prima dei trasferimenti nelle moderne strutture? Scrivilo nei commenti e questo video potrebbe avere un terzo capitolo. E naturalmente, se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!